Prima di iniziare la conferenza stampa di oggi, voglio fare qualcosa di inedito. Ciao a tutti ragazzi. Di solito quando facciamo questo video della vigilia, semplicemente mi metto qui e vi leggo quelle che sono state le parole di Allegri, provo a darvi anche la mia interpretazione su due o tre punti in particolare. Lo faremo, ma lo faremo soltanto nella seconda parte. Prima di tutto voglio commentare insieme a voi queste parole di Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. E sono parole pesanti perché non si può vincere sempre, se non con gli imbrogli. Sono davvero cose che fanno un po' girare, fanno veramente girare. Però voglio essere elegante e voglio ringraziarlo. Quindi grazie mille De Laurentiis, sono veramente felice di sentire queste parole da parte tua perché non perdi mai occasione di dimostrare tutta la tua antisportività. Perché un messaggio del genere in questo momento, dopo tanti anni in cui invece il messaggio era non si può proprio vincere perché ci sono gli imbrogli, va a evidenziare come la tua visione sia una e una soltanto. Quando si vince, quelle poche, pochissime, rare, potremmo quasi dire uniche volte in cui si vince, è perché sei stato bravo. Quando invece non si vince, è perché ci sono gli imbrogli, tutti sono contro di te e quindi in quell'occasione diventa impossibile farlo. Non c'è mai mea culpa, non ci sono mai le basi dello sport, è sempre un mondo totalmente ingiusto, tranne quell'unica volta in cui invece vai a vincere te. E probabilmente andando a limitare i danni con delle scelte scellerate, oppure lasciando, incaricando anche delle persone che paghi e ricoprono dei ruoli di un certo tipo all'interno della tua società e lasciando scegliere loro determinate figure come gli allenatori, invece di ritrovarsi a uno scudetto dopo più di 30 anni con un esonero dopo 4 mesi, il che francamente è abbastanza ridicolo. Perché? Perché sei voluto andare a risparmio usando la tua testa invece che affidarti agli altri e selezionando un altro allenatore sempre con lo stesso metro. Capisco che l'Italia è un posto meraviglioso in cui tanto puoi dire quello che vuoi. Non succede niente, non ci saranno punizioni. Un presidente di una squadra di Serie A che fa delle dichiarazioni del genere dovrebbe essere francamente inaccettabile. Dovrebbe avere sicuramente delle ripercussioni dal punto di vista proprio sportivo, dal punto di vista del comportamento. E invece va tutto bene così, perché tanto va bene tutto. Andiamo alla conferenza stampa, va. No, stop, fermi. Prima di proseguire voglio parlarvi del partner di questo video, cioè socios.com. Stiamo ovviamente parlando dei creatori dei fan token, nonché il brand sportivo numero uno al mondo in tema di fan engagement e rewards. E come ben sapete, socios.com è partner di tantissimi club al mondo, tra cui fortunatamente anche la Juve. E il loro obiettivo qual è? È quello di dare voce a milioni di tifosi in tutto il mondo. E proprio grazie ai fan token premiare la loro passione con premi ed esperienze uniche. E dato che siamo prossimi alle feste, mi hanno domandato una cosa: condividere quello che è sempre stato il mio sogno sin da bambino legato al calcio. E questo porterà ad una sorpresa per tutti gli amanti del calcio e soprattutto ai tifosi bianconeri. Ebbene, il mio sogno sin da bambino legato al calcio è sempre stato quello di incontrare Alessandro Del Piero. Purtroppo non sono mai riuscito a farmi una foto con Alessandro Del Piero e questo rimane il sogno su tutti. E quindi ora tocca a voi, proprio perché socios.com vuole aiutarvi a realizzare i vostri sogni nel cassetto legati al calcio e legati alla Juve. Diciamo che è un'opportunità davvero irripetibile. Quindi cliccate sul link che vi lascio qui sotto in descrizione e se avete un sogno legato al calcio, qualsiasi esso sia, scrivetelo. Socios.com si impegnerà a raccoglierli tutti e a provare a far diventare realtà. Quindi voglio ringraziare socios.com per questa magnifica iniziativa che ci riporta ad essere tutti bambini. Un tempo in cui tutto ci sembrava possibile, un momento di fantasia estrema. E durante le feste ci porta a stimolare la nostra gioia e a ritrovare la magia dei nostri sogni di infanzia. La partita di domani è uno scontro diretto. Questo è l'esordio di Max Allegri all'interno della conferenza stampa pre-Juventus-Napoli. Mancano 5 partite alla fine del girone d'andata e mancano gli scontri indiretti in casa con Roma e Napoli, oltre a 3 difficili trasferte complicate. Il nostro primo obiettivo qual è? E io qua mi aspettavo già di dover suonare il mio violino stile Rudy Garcia, e invece no. Oggi Allegri cambia tutte le carte in tavola, cambia completamente linea comunicativa e dice: il primo obiettivo è quello di fare più punti di quelli che sono stati fatti l'anno scorso nel girone di andata.
Mi ha sorpreso, una novità. Oggi l'abbiamo buttata tutto su questo concetto. E dice: lo scorso anno abbiamo fatto 38 punti, che non sono pochi. Ora siamo a 33 con 5 partite da giocare. L'obiettivo è fare più punti dell'anno scorso. Quindi questo diventa il nuovo obiettivo della Juventus di Allegri da qui fino all'anno nuovo, perché poi il girone d'andata si concluderà la prima settimana di gennaio 2024. E poi, dato che sono uscite alcune indiscrezioni secondo cui il tribunale antidoping avrebbe richiesto ben 4 anni di squalifica per Paul Pogba, quando si parlava di un anno e mezzo, 2 anni, Allegri dice: su Pogba non posso rispondere, ci saranno altri giudizi futuri e fino alla fine ovviamente non posso rispondere. Per quanto riguarda gli altri giocatori, Locatelli sta bene e a parte UEA sono tutti recuperati. Aggiungo io, no, manca anche De Sciglio che sta lavorando in gruppo ma non è ancora pronto per essere convocato, o almeno questo è quello che ci hanno sempre detto fino 48 ore fa, 24 ore fa. Se poi è cambiato qualcosa lo vedremo nei convocati. Per domani deciderò uno tra Danilo e Alessandro, che è rientrato bene ma era fuori da tanto, così come anche Danilo, e quindi può essere che spezzerò la partita ad entrambi. Stiamo tutti bene, in una buona condizione fisica e mentale. E poi arriva il classico di Allegri. Però, dopo la partita con l'Inter e la vittoria con il Monza, giustamente c'è euforia e vengono scritte e dette tante cose. E va tutto bene. Però la nostra cosa importante è quella di avere ben chiari gli obiettivi, cioè superare quota 38 dell'anno scorso nel girone d'andata. E poi arrivare a fine anno... No, non suonerò il violino, perché Allegri dice ed enfatizza in particolar modo la parola minimo e dice... E poi arrivare a fine anno minimo con la qualificazione alle prime 4. Poi continuare il nostro percorso di crescita dei singoli, della squadra, senza esaltarsi troppo e volendo migliorarsi ogni giorno. Questo è l'importante. Poi ho fatto un passetto alla volta, perché le partite vanno giocate una alla volta. Domani è una partita difficile, complicata, perché il Napoli, nonostante l'ultima sconfitta, ha giocato fino allo 0-2, facendo delle buone cose e ottime occasioni. In trasferta hanno fatto 17 punti quest'anno, significa che hanno un rullino di marcia molto importante. Nelle ultime 7 partite contro il Napoli la Juve ha vinto una sola volta e questo è un altro obiettivo domani da poter raggiungere. Sì, ne parlavamo in diretta in live l'altro giorno, la Juve non vince dall'epoca di Pirlo contro il Napoli. Sarebbe ora di iniziare a invertire questa tendenza, perché solitamente Juve Napoli era sia una partita complicata, difficile sentita, ma che alla fine si concludeva con una vittoria della Juventus. Quindi bisogna ritornare a queste cose qua. Dusan sta bene, come tutti. I rigori si sbagliano e li sbaglia solo chi li tira. Chi non li tira è difficile che li sbagli. Il Napoli è diverso, cambiano le annate, ma i giocatori sono gli stessi anche se hanno perso Kim. È una squadra forte e lo dimostra quello che stanno facendo e i loro numeri in trasferta. Per noi domani è una partita difficile e complicata e il nostro obiettivo è fare un passettino in avanti. Vabbè, Allegri da giocatore di poker decide di nascondere le sue carte, di fare una poker face incredibile, di bleffare e di non rilanciare, anzi non va neanche a vedere. Gatti sta facendo bene, sta crescendo. Non scordiamoci che 3 anni fa era ancora un giocatore di Lega Pro, quindi ha fatto passi da gigante. Ora viene il difficile, deve confermarsi e migliorare come tutti. Ha voglia e possibilità di farlo. Cambiaso è un giocatore intelligente e molto bravo a giocare a calcio. Destra o sinistra per lui è indifferente. Anzi, a destra entra meglio il campo e ci può dare una mano nel sviluppo del gioco. Io devo dirvi la verità, Cambiaso lo preferisco a sinistra. Poi l'ho visto ancora troppo poco in generale, però... Ci sono state più partite in cui a sinistra ho detto bene piuttosto che quelle in cui a destra ho detto bene. Questa è la mia considerazione, voglio sapere la vostra invece qui sotto nei commenti. E a tal proposito vi chiedo se volete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, perché magari guardate i video e non siete iscritti, quindi tanto vale che lasciate anche l'iscrizione. Tutte le annate sono diverse. A Napoli prendemmo 5 gol, ma sul 2-1 ancora in partita prendemmo il terzo gol con Locatelli mezzo moribondo in campo su un angolo. Allora sì, è vero, perché l'anno scorso il primo tempo della Juve non fu nemmeno così atroce, non fu un primo tempo indimenticabile, ma non fu un primo tempo atroce, dove addirittura andammo vicini a pareggiare la partita verso il finale del primo tempo. Il terzo gol lo prendemmo proprio così, però poi il secondo tempo fu ingiudicabile per quanto mi riguarda.
Il Napoli l'anno scorso viaggiava numeri importanti, ma non cambia il valore della squadra. E quello l'ha dimostrato anche domenica con l'Inter. Sì, però non facciamo passare che il Napoli dell'anno scorso e quello di quest'anno siano la stessa cosa, perché non è assolutamente vero. Noi stiamo facendo un percorso. Siamo un gruppo importante, soprattutto a livello di valori. Vogliamo raggiungere cose importanti. Ogni giorno desideriamo di migliorare e durante le partite ribattere l'avversario. È un obiettivo importante che dobbiamo avere fino a fine anno. Vabbè, queste sono tutte cose di facciata, sono cose quasi prescritte che vengono ripetute, sono cose di default, diciamo così. Io e Pogba ci siamo scritti via messaggio, poi aspetteremo la fine della situazione per poterlo rivedere, anche se credo che Pogba non lo rivedremo più giunti a questo punto. Oltre che le prestazioni che sono state fatte bene e altre meno bene, la voglia e il desiderio di voler vincere tutte le partite, potersi confrontare con gli avversari importanti e avere obiettivi chiari davanti sono cose molto importanti, quindi domani sarà sicuramente una bella partita. Non vuol dire niente. Queste sono le classiche risposte. Rido perché mi viene da immaginarmi la faccia di Allegri esattamente come l'ha fatta lì, cioè gli fanno una domanda e lui dice le stesse 3-4 cose che dice solitamente, cambia il verso della frase, usa la proprietà commutativa non sulla matematica ma sulla grammatica, ridice praticamente le stesse cose senza rispondere effettivamente alla domanda e poi conclude dicendo ecco perché domani sarà una bella partita, ma non c'entra assolutamente niente. Quando sei una squadra che punta al vertice, ai primi 4 posti o se hai alla Juventus, devi saper convivere con la pressione ed è questo il bello di questo lavoro. Diciamo che essere alla Juventus e puntare i primi 4 posti non è proprio la stessa cosa, diciamoci la verità. Domani non finisce un campionato, una stagione, è ancora lunga. L'obiettivo numero 1 è arrivare sopra la quota del girone d'andata l'anno scorso, ma servono ancora molti punti, quindi cerchiamo di ottenere il massimo. Poi dopo vediamo dove arriviamo. Non dobbiamo pensare che domani finisca la stagione, né con una vittoria, né con un pareggio, né con una sconfitta. Di questo sono molto d'accordo. Serve rimanere in equilibrio, che è la forza di poter affrontare nel migliore dei modi la stagione, sia nei momenti positivi sia in quelli negativi. Non so come Mazzarri abbia preparato la partita. Lo ritrovo dopo tanti anni ed è un piacere. Domani è uno scontro diretto tra due squadre che lottano per i primi 4 posti. Sarà sicuramente una bella partita. Mi viene da ridere perché so che sto facendo delle cose sceme. Il violino è una cosa scema. Però ormai non posso farci altro. Ormai è diventata la sviolinata questa. Credo, ecco, poi qua, dato che abbiamo iniziato il video parlandogli De Laurentiis, è stato anche allargato il concetto ai parlamentari, la Russia e tutto quello che è successo. Dico solo una cosa sulla questione, che schifo. Non c'è un altro modo di definire tutto questo, soltanto che schifo. Io che non sono nemmeno un fan dei politici, non ditemi di che partito, non me ne frega niente, non sono un fan dei politici, a maggior ragione adesso, perché è veramente qualcosa di becero e che fa anche arrabbiare, perché queste persone sono pagate da noi tutti i soldini che a fine mese o a fine anno dobbiamo pagare per avere dei diritti. E questi diritti solitamente sono stipendi di queste persone che sono sempre poco professionali, spesso e volentieri, diciamo così. E allora ci attacchiamo a questo, ci attacchiamo De Laurentiis. Allegri dice: credo che rispondere agli attacchi non serva a niente. Io non sono così d'accordo, perché è vero che non devono diventare gli argomenti principali, e io su questa questione dei politici non ho fatto contenuti specifici, anche se avrei voluto. Uno, perché mi sarei arrabbiato oltre ogni misura e mi dà veramente molto fastidio parlare di queste cose, molto. Due, perché preferisco parlare di calcio, di campo, di sport, di quelle che sono le partite. Tre, perché credo che l'unico modo vero per combattere questa cosa sia arrivare al punto in cui queste cose non fanno cassa di risonanza, quindi utopia, è impossibile. Allegri dice: quello che c'è da fare è fare, è un gioco di parole ma è così, bisogna solo fare, lavorare e cercare di portare a casa dei risultati, ognuno è libero di esprimersi come pensa e come vuole. No, ci sono i contesti, assolutamente ci sono i contesti, perché un politico non può dire certe cose, perché il presidente di una squadra di Serie A non può dire certe cose. Noi dobbiamo solo pensare al nostro lavoro portando a casa dei risultati, che alla fine è l'unica cosa che conta. E anche qui purtroppo non sono d'accordo, non tanto per il messaggio, quello assolutamente sì,
Però noi dei risultati li abbiamo portati a casa negli anni, eh. E alla fine quei risultati si trasformano, si tramutano in non si può vincere sempre se non con gli imbrogli. O la Juve sono tot anni che ruba. Allora no, non è portare a casa i risultati che fa tacere queste persone. E forse non è nemmeno stando zitti ignorando. Perché, ripeto, è utopia arrivare al punto in cui queste cose non verranno dette, queste cose non avranno senso di essere dette. E allora bisogna rispondere e far passare queste persone come degli ignoranti, come sono, e degli antisportivi, come sono. Perché il concetto di sport è chiaro. Quando vinci perché sei stato più bravo degli altri, quando perdi perché sei stato meno bravo degli altri. E io, quando sento queste cose, penso a persone fortemente antisportive. Mi dispiace, ma è così. E poi dice, non è da quella partita, ovviamente, Napoli-Juve 5-1 dell'anno scorso, che qualcosa è cambiato. Quest'anno ci sono dei giocatori che l'anno scorso erano al primo anno di Juve, come Gatti, che era al Frosinone, o come Bremer, che con tutto rispetto era al Torino. Ed era un'annata sicuramente non facile. Tutte le situazioni aiutano a crescere, se viste come possibilità di crescita, e i ragazzi sono stati bravi. Ora c'è un ambiente, un gruppo squadra che vuole raggiungere determinati risultati e viene a lavorare per fare questo. Poi, se saremo bravi e un pizzico fortunati, ci riusciremo. Altrimenti, se qualcuno arriverà davanti a noi, sarà stato migliore di noi. Questo è il concetto di sport. Questo. Se vinciamo perché siamo stati bravi, se vince qualcun altro è perché è stato più bravo quell'altro. Gli imbrogli, i complotti e tutte queste cose qui mi fanno dire solo una cosa: se davvero credete a queste cose, smettete di seguirlo questo sport. E lo dico anche ai miei compagni di tifo che hanno passato tutta la settimana a sviscerare un Napoli-Inter 0-3 e a dire che l'Inter è davanti soltanto per... E allora che cosa lo guardiamo a fare? Allora perché investite e perdete dal vostro punto di vista tempo per queste cose? Smettetela di parlarne e basta. Oppure accettate il fatto che si vince e si perde. Non è la differenza rispetto all'anno scorso. Quando ho detto che l'obiettivo è superare la quota dell'anno scorso è perché l'anno scorso è stato fatto un buon girone d'andata nelle difficoltà che abbiamo avuto. Qua Allegri un po' si sbottona e si sfoga. Io non ho capito sinceramente le difficoltà che ci sono state l'anno scorso nel girone d'andata. Poi è ovvio che c'è stato a novembre la caduta del CDA, d'accordo, poi c'è stato il mondiale di mezzo, sarebbe la partita a Ferragosto, quindi erano già state disputate abbastanza partite, non so esattamente quante. È certo che il girone d'andata non era terminato, probabilmente a dicembre, quando si è iniziato a parlare di penalizzazioni e tutte quelle robe lì, perché poi abbiamo giocato, per dire, Juventus-Atalanta 3-3, che era la partita d'andata, perché quella di ritorno è stata quella dei cori razzisti a Vlahovic, quindi sul finale di stagione. Però le difficoltà hanno iniziato ad esserci sul finale del girone d'andata l'anno scorso. Poi, se c'erano altre cose che io non so, o se magari si andava a riferire a determinati infortuni come quelli di Maria, di Pogba, o quello di Chiesa, ma quello si sapeva, io questo non lo so. Perché Allegri poi dice, perché il percepito non è la realtà, in tutte le cose. Quindi bisogna stare molto attenti, molto calmi e pensare a lavorare. Non c'è altro da fare, perché è l'unica cosa che conosco. Facciamo un lavoro dove alla fine della partita devi cercare di portare a casa dei punti e fare risultato. Come in tutti i lavori, ma nel calcio è un risultato sportivo. Migliorare la classifica del girone d'andata l'anno scorso significa migliorare la posizione dell'anno scorso. È un primo obiettivo, poi dopo vedremo, ma fino al 7 di gennaio non lo sapremo perché si gioca l'ultima partita d'andata del girone d'andata con la Salernitana. In realtà si può sapere prima, perché alla Juventus basta vincerne due, dato che è 33 in questo momento, più 6 va a 39, va a migliorare quei 38 punti. Quindi da questo punto di vista non è necessario, almeno si spera che non sia necessario aspettare il 7 di gennaio, perché ci sono altre 4 partite prima per concludere il 2023, ma non il girone d'andata. Il discorso del percepito nella realtà, allora, cioè, se il tifoso o l'addetto al lavoro, gli addetti ai lavori non possono parlare, esprimere posizioni perché il percepito nella realtà, allora di calcio non si parla mai. Non ci parla mai. Si guarda le partite, non si esprime un giudizio sulle partite, si sta zitti e si parla solo alla fine dell'anno. Dato che anche questa è utopia. E non serve e andrebbe a distruggere il calcio, perché ovviamente, perché è bello il calcio? Perché puoi confrontarti, puoi interagire, puoi parlare, chiacchierare, esprimere la tua opinione. Se fosse solo vai a vedere la partita, silenzio, in silenzio, muto, 90 minuti in silenzio, muto, finisce la partita,
muto per un'altra settimana finché non inizia, poi ancora in silenzio muto fino alla fine dell'anno, poi dice vabbè dai siamo andati bene, non avrebbe senso, non funzionerebbe. Ma come non funzionerebbe nessun tipo di intrattenimento, perché è la forza degli intrattenimenti, è la forza di avere delle passioni, poter disquisire di queste passioni. Quindi questa roba per me mi dispiace ma non esiste. Poi il percepito non è la realtà, sì, allora può parlare solo chi è dentro. Però se poi quando quelli che sono dentro parlano, parlano sempre solo in politichese, ma mica solo l'allenatore, si parla anche dei dirigenti, allora il percepito non è la realtà, ma la realtà non si saprà mai. Io capisco che a un allenatore possa dar fastidio che magari si pensino determinate cose che probabilmente dentro sono diverse, però questo fa parte del gioco. Questo fa tutto parte del gioco, assolutamente parte del gioco. Perché se no non esisterebbe questo mondo, e perché probabilmente queste persone non potrebbero fare questo di mestiere. Quindi queste sono cose semplicemente che vanno accettate e fine. Ogni anno è diverso, ci sono annate in cui negli scontri diretti fai dei risultati, con le piccole ne fai altre. Quest'anno rispetto all'anno scorso è un campionato anomalo. Le prime 8 del campionato hanno fatto 17 punti in meno delle seconde 12. Mi sono spiegato? Andare a spiegare, non c'è da spiegare, c'è solamente da fare con grande equilibrio, un passettino alla volta, poi vedremo. Io qua non ho capito, sono sincero. Poi se è un discorso di somma delle prime 8 più somma delle seconde 12 e poi una differenza in cui deve venire fuori sto 17 da qualche parte, io non ho, ammetto onestamente di non aver compreso questo discorso, ma nemmeno mi interessa, perché credo che questo sia un dato un po', boh, non lo so, cioè sta a significare di equilibrio del campionato, non ne ho idea, ma chi se ne frega, cioè proprio questo è un dato che mi fa dire chi se ne frega, non fa riferimento alla tua squadra, non fa riferimento a quasi nulla, quindi non so come interpretarlo e nemmeno mi interessa interpretarlo, sinceramente. Fatemi sapere se voi avete capito cosa intendeva e se nel caso perché questo dato è importante. Ora di mercato sarebbe meglio non parlare, perché mancano 5 partite. La cosa più importante è che la squadra faccia più punti possibili da qui al 7 gennaio, poi vedremo. In assoluto questa è la cosa più importante di facciata da dire, il messaggio da passare sia ai giocatori che ai tifosi, poi dentro la società di queste cose devono averne già parlato, perché non possiamo svegliarci la mattina che dobbiamo acquistare il giocatore con le idee sul calciatore. Devono esserci le idee chiare sin da subito, quindi internamente alla società i discorsi devono essere già stati avviati, ma la risposta di Allegri qua è perfetta invece dal punto di vista comunicativo. E poi dice Danilo se gioca, gioca in difesa, quindi non ci sarà la possibilità di vedere Danilo a centrocampo come invece abbiamo visto per un pezzettone, uno spezzone di partita contro il Monza. E niente ragazzi, questo è tutto quello che vi volevo dire. Dalla prima parte polemica con De Laurentiis, fino a passare alla conferenza stampa, fino a passare anche ai sogni di cui vi ho parlato all'interno di questo video. Aspetto le vostre considerazioni nei commenti e noi ci vediamo domani con il video pre-partita e poi con tutti i video post-partita, tutte le analisi, perché domani si gioca una partita molto importante, decisiva e ci farà capire un pochettino meglio quale sarà la nostra classifica al termine di questo turno in Serie A.